Valentina e benvenuti nel mio nuovo video. Allora ragazzi, buon pomeriggio, allora, siccome oggi sono felice, perché voi l'avete già visto, però io stamattina ho montato il video con Mirko da Laura, la sua intervista, e se non l'avete vista andatela a vedere, vi lascio la bandella posto in alto perché è veramente molto bella. Sono talmente contenta che ho deciso di fare il gelato fatto a casa. Allora, voi dovete capire che questa qua è una gelatiera dell'ICOC che Gabriele mi ha regalato circa 3 anni fa per Natale e non l'abbiamo mai recuperata. Infatti vedete ancora il cavetto nel cellophane. Allora, visto e considerato che non l'abbiamo mai recuperata e che sono ovviamente molto felice, ho deciso di fare il gelato. Dunque, è la prima volta che faccio il gelato in questa maniera, quindi con la gelatiera, e andremo a fare un gelato al caffè tipo quello coppa del nonno, che a me sinceramente piace tantissimo. Allora, dunque, quello che dovete sapere prima di iniziare è che se anche voi avete la gelatiera ICOC, io vi consiglio di lasciare il cestello nel freezer per almeno 12 ore in modo che si raffreddi bene. Ora, per quanto riguarda invece gli ingredienti che ci serviranno per fare il nostro gelato, sono un uovo, un cucchiaino di caffè in polvere, 200 ml di panna per dolci liquida, molto fredda. Io l'ho lasciata un quarto d'ora nel frigorifero, nel freezer, così che si è raffreddata per bene. 200 g di zucchero, 3 tazzine di caffè, il più ristrette possibili, e 200 ml di latte. Questo è quello che ci servirà per fare il nostro gelato. Allora, prima di tutto mettiamo gli ingredienti in una ciotola e li andiamo a dare una mescolata, amalgamiamo il tutto, dopodiché andremo a travasare il composto nella gelatiera e andremo a vedere quale sarà il procedimento. Perciò iniziamo, e io personalmente inizio a sbattere l'uovo con lo zucchero e il processo più veloce. Gli diamo una bella sbattuta. Deve diventare quasi come se fosse uno zabaglione. Quindi bello cremoso. Cercate di sciogliere il più possibile lo zucchero. Fatelo bello spumoso. Se preferite, anziché usare la frusta a mano come sta facendo io, potete usare quella elettrica. Fatto ciò, vado ad aggiungere prima il caffè. Andiamo ad aggiungere 200 ml di latte, che io in questo caso lo misuro sul momento, utilizzo il latte intero. Allora, 100 e 200. Infine vado ad aggiungere la nostra panna, 200 ml, mi raccomando. Si vede che l'ho tenuta nel frigorifero, cioè nel freezer, si vede perché non si è ancora completamente sciolta. Mescoliamo il tutto. Mi raccomando, la panna dovete metterla liquida, non montatela prima. Questo è anche un consiglio che ho chiesto alla mia mamma, perché lei, per chi non lo sapesse, oltre a lavorare a teatro, al teatro qua di Torino, Teatro Nuovo, lei lavora anche in una gelateria nel weekend, presso più, e quindi lei fa sempre
i gelati, quindi meglio di mia mamma non sa nessuno darmi consigli. I migliori consigli sono quelli della mamma. Aggiungiamo un cucchiaino di caffè, in questo modo. Diamo ancora una miscelata. E a questo punto siamo pronti per passare il composto nella gelatiera. Allora, dunque, questa gelatiera, e iniziamo a mettere il cestello, ha due clip di lato, due tastini, che servono per sollevare il coperchio. Vedete, qua c'è la pala. Noi adesso andiamo a inserire il composto nel cestello, bello ghiacciato. Ok. Lo inseriamo all'interno della gelatiera. Tanto si fissa da sola perché ha quattro gancetti. Chiudiamo. Ok. Adesso sopra in alto c'è una manopolina che dopo vi farò vedere. Noi dobbiamo portarla a 30 minuti, quindi dobbiamo far andare il nostro gelato per 30 minuti all'interno della gelatiera. Molto comodo comunque il fattore che ci sia un timer, così quando strilla sappiamo che è pronto. Allora, attacco la gelatiera e vi porto con me. Allora ragazzi, abbiamo attaccato la gelatiera alla corrente. Questo è il timer che porteremo a 30 minuti. La macchina inizia a preparare l'impasto con ovviamente il cestello. Qui c'è anche una porticina dove eventualmente poter inserire degli ingredienti tipo gocce di cioccolato, noccioline, pistacchi e quant'altro. Lasciamola così per 30 minuti. Ok ragazzi, allora, trascorso il tempo, adesso vado a fare una cosa. Oltre ovviamente a togliere il gelato, che lo andiamo a versare in questa vaschetta, perché adesso lo andremo a mettere un'oretta nel congelatore. Lo tiriamo fuori dal nostro cestello, lo travasiamo in una vaschetta. Io adesso lo metto in un contenitore classico di plastica, ok, anche perché fa veramente caldo, quindi si scioglie abbastanza in fretta. Adesso equivale a una mousse di caffè, tipo quelle che vendono al bar. Favoloso. Ok, allora lo chiudo, lo andiamo a mettere un'oretta nel congelatore, così che si solidifichi bene bene e si raffreddi bene. Dopodiché andremo a mangiarlo e lo assaggeremo insieme come sempre. Quindi ci vediamo tra, per voi, pochissimi secondi. Ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, allora abbiamo terminato l'impiattamento del nostro gelato. Ora lo andiamo ad assaggiare. È buonissimo, sta veramente di coppa del nonno e con un po' di cacao sopra è veramente la fine del mondo. Fresco. Ottimo, davvero un gusto strepitoso. Sono super soddisfatta di questa ricetta. L'unica cosa che voglio provare la prossima volta, perché non è venuto bello denso denso,
e provare a metterci un po' meno di latte o un po' meno di panna, così magari si addensa un pochettino di più. Però è molto spumoso, molto cremoso e mi piace davvero davvero tantissimo. Sono super soddisfatta di questa ricetta. Detto questo, ragazzi, allora siamo giunti alla fine di questo breve video, di questa video ricetta, una ricettina veloce veloce veloce, sfiziosa e bella fresca, l'ideale per questa estate. Detto questo, ragazzi, a questo punto non mi rimane che dirvi: se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi già al canale, lasciate un bel pollice in su se il video vi è piaciuto, mi raccomando commentate, ditemi quali altre ricette conoscete, o se ne conoscete consigliatemi qualche ricetta per fare qualche gelato nuovo, o con la gelatiera o anche senza, vedete voi, consigliatemi qualcosa perché ho voglia di sperimentare ancora. E prima che finisca l'estate vorrei proporvi qualche ricettina, magari con un gelatino fatto in casa, che è sempre molto più sano. Magari ne faremo un altro alla frutta la prossima volta. Detto questo, vi ricordo anche di seguirmi sulla pagina Facebook e sulla pagina Instagram, e noi ci vediamo prestissimo con un altro divertentissimo, simpaticissimo video insieme. Un bacione grande grande, buon gelato, ciao a tutti!